Ciao, sono Simone e bentornati nel mio canale. Oggi faremo un unboxing. Oggi faremo un unboxing di un piccolo laboratorio, se si può chiamare così, di elettronica. Molto utile per iniziare dalle basi, ma anche per avere una struttura solida e comoda, direi, per fare di prototipi, esperimenti, seguire i tutorial che faccio, insomma, può tornare utile. Prima di iniziare vi dico però che questo non è un contenuto sponsorizzato e mi è stato regalato questo kit da Totem, ma appunto non è un contenuto sponsorizzato, non sono tenuto a parlarne bene e quindi lo vedremo assieme e vedremo se effettivamente è utile e è ciò che viene presentato. Prima di vederlo assieme, però, mi raccomando, iscriviti al canale se ti interessano questo tipo di contenuti, cioè, no, non gli unboxing, tutto ciò che ho portato fino ad ora e tutto ciò che porterò in futuro. Iscriviti al canale, lascia un mi piace e lascia un commento dicendo cosa vorresti vedere, cosa ti piace, cosa non ti piace, come sempre, e iniziamo! Quindi iniziamo a guardare la scatola. Innanzitutto, scatola carina, semplice ma comunque ben fatta, e questo è quello che contiene. Appunto, è un piccolo laboratorio, come dicevamo, è tutto pronto. Qui mi ricorda molto il Meccano, non so se ve lo ricordate anche voi. Dovrebbe essere contenuto tutto ciò che vi elencherò. Il Totem Duino, poi appunto vedremo tutti i pezzi. Comunque, Totem Duino, che è una versione migliorata, così dicono, di Arduino 1, comunque un clone di Arduino, una Lab Board, appunto una piattaforma di sperimentazione e misurazione, 34 cavetti, jumper da collegare su questa breadboard, tutte le parti meccaniche necessarie per costruire questo piccolo laboratorio, e appunto come vi dicevo mi ricorda molto il Meccano, è composto da molti pezzi, qua c'è scritto appunto che ci sono più di 775 pezzi, quindi ci sarà del lavoro da fare. Comunque l'alimentatore, quindi è completo anche di questo, per alimentare tutto il nostro mini laboratorio. E due breadboard, quelle che si vedono qui, da 700 contatti l'una, per ampliare quello che già c'è nella nostra area di sperimentazione, appunto, poi vedremo nel dettaglio, qui ci sono già dei pin utilizzabili, e mi ero sbagliato prima, questa è la nostra area di sviluppo, questo è Arduino, tutto collegato. Comunque, un cavo USB, immagino per collegare Arduino, e il manuale tecnico. E dovrebbe essere tutto in inglese, ma comunque molto ben strutturato e molto ben illustrato, soprattutto per costruire questa struttura. Ma bando agli indugi, iniziamo. Ah, una cosa, Tote, mi raccomando, grazie. Spero guardiate questo video e spero venga bene. E ad ogni modo, se qualcun altro vuole mandarmi del materiale da unboxare, da recensire, disponibile, qui sotto trovate i miei contatti. Appunto la scatola bella. Allora, questo dovrebbe essere il manuale, esatto. Tutte le parti, tanti vite, vitine, parti elettroniche. Qua ci sono tutte le istruzioni, poi lo farò per montare, appunto come diceva l'anteprima, molto ben illustrato, anche se in inglese è molto esplicativo. Si capisce molto bene cosa si deve fare, cosa sono i vari bottoni, cosa sono i vari pin, dove vanno collegate tutte quante le cose, ma questo poi costruirò dopo. Questa
dovrebbe essere, è incollata, non la scollo, e questa dovrebbe essere la lab board, vedo però di farla uscire. Perfetto, questa è la lab board con tre display, poi vedremo assieme, poi vedremo di cosa si tratta, bottoni, il logo, il nome, Totem e Minilab, e connettori, molto ben fatta, di ottima fattura. Poi questo dovrebbe essere l'Arduino clone, il Totem Duino. Anche questo molto bello, questo credo siano morsetti poi per collegare il tutto, esatto, qua c'è il cavo per collegarli, alimentatore, spina italiana, non cinese, non americana, insomma, ottimo. Vari cavetti, dovrebbero essere, dicevamo, 40. Ah, scusate, prima mi sono sbagliato. Questo è in realtà il cavo a 34 pin per collegare Arduino clone col modulo di lavoro. In realtà all'interno sono presenti 100, dicono 140, a me sembrano 40. Magari ho capito male io, per ora mi sembra che ci siano 40 cavetti per la breadboard. Qui una miriade di viti e connettori, immagino per costruire la nostra struttura. Anche questa un sacco di parti. Cavo USB. E questo penso che contenga, esatto, parti di plastica per creare la nostra struttura. Ok, ecco quello che dicevano. E questi sono 40 jumper per breadboard. Qua sono compresi, e è compreso un set di 140 jumper assortiti, adatti appunto ad effettuare ponti di collegamento su basette sperimentali e non. Un cacciavite, immagino, per montare la struttura, e due breadboard. Mettiamo da parte un attimo il tutto. Cercherò di darvi alcune informazioni tecniche, magari velocemente, giusto per non essere troppo noioso, perché comunque, oltre a lasciarvi in descrizione il link di acquisto, ci saranno anche tutte le informazioni tecniche. Comunque, questo lab board è compatibile con gli shield di Arduino, ha molte tensioni disponibili, 12V, 5V, 3,3 V e così via, convertitore da digitale ad analogico, e ha appunto molte misure della tensione, e misura la corrente è di 800 mA, e ha il frequenzimetro che misura segnali fino a 1 MHz, contatore di impulsi fino a 999.999.999, uno scioglilingua, e un generatore di impulsi. Quest'unità è in grado di generare una serie di impulsi con lunghezza e periodo programmabili. Insomma, questo è il nostro clone di Arduino, appunto è compatibile completamente con Arduino 1 e ha queste funzionalità, e velocemente anche queste. E la protezione di uscite input-output, appunto siamo protetti da sovratensioni o cortocircuiti, possiamo stare sereni. Con il flat cable che avevamo visto prima si può collegare con la lab board, quindi oltre ai pin soliti di Arduino possiamo
ottenere altri 34 pin dalla board innestata nella board. Regolatore di tensione a 5 volt, permette di sperimentare anche con carichi e potenze elevati. E la tensione, come sempre, può essere tra 3,3 e 5 volt. Insomma, è un vero clone di Arduino veramente potenziato. Sono molto interessato nel provarlo. In più, c'è questa breadboard molto figa che permette l'espansione di questo nostro Arduino. C'è questo telaio mini lab che tra un attimo monterò, molto figo. Insomma, davvero davvero molto interessante. E ringrazio Totem perché questo credo proprio che sarà lo strumento che utilizzerò nei miei esperimenti. Appunto, avevo bisogno di una breadboard. Appunto, di solito lavoravo con una breadboard volante che spostavo destra e sinistra, me la trascinavo. Questo avrei voluto una struttura come questa, piccola, semplice, dove posso collegare velocemente pin e appunto tra breadboard e espansione di Arduino. Insomma, molto figo. Grazie Totem. Tra un attimo monterò e proverò il regalo, ma bando agli indugi, inizierò a montarla e ci vediamo per il risultato finale. 3, 2, 1. Oh, you tell me stories. You tuck me in. And the second you leave, I call you right back to check for monsters in my sheets. Yeah, high school was hard. You'd fight with my mom. I'd fall asleep to the screaming. Sound machine always speaking, left emotional scars. Now I'm 21, a soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing. Quasi dimenticavo, questo mini lab è espandibile, come vedete in questa immagine, appunto dal sito di Totem Maker e anche su Amazon. Qui vi lascio in descrizione il link chiaramente per acquistare il mini lab che abbiamo appena visto e tutte le espansioni. È possibile appunto comprare i pannelli espandibili, che vediamo appunto in questa immagine. Possiamo mettere a sinistra il side panel numero 2 e ad esempio un microfono, un display OLED 128x64, un display, un sensore di umidità DHT11. In realtà io preferisco gli HT22, molto più preciso e ha un range maggiore ed è appunto preciso nella misurazione. Comunque, un termistore, un buzzer e un motore, modulo per il motore. La parte di destra invece, il side panel numero 1, appunto ci sono dei LED, dei switch con tre LED pulsanti, tre potenziometri e uno switch encoder importante e una manopolina, insomma, tre pulsanti, un LED RGB, un connettore jack da 3,5 mm e un relay con indicatore LED. Appunto, verrà proprio un mini laboratorio, verrà proprio un mini laboratorio completo con gli strumenti necessari senza dover inserire tutti i sensori e moduli all'interno della breadboard e avremo una struttura completa. Quindi punto figo anche questo per chi inizia, ma anche e soprattutto per chi vuole un laboratorio tutto in uno, diciamo. Un posto dove poter fare gli esperimenti senza dover spostare a destra e a sinistra tutti quanti questi moduli, davvero interessante. Dico, grazie a Totem Maker.
se siete, sono disponibile a fare recensioni di altri vostri articoli. Spero vediate questo video, tante grazie. Bene, anche oggi siamo giunti alla fine di questo video, era un piccolo unboxing, spero sia stato interessante e non troppo noioso. Mi raccomando, se ti è piaciuto il contenuto lascia un mi piace, lascia un commento dicendo cosa ti è piaciuto, cosa non ti è piaciuto, iscriviti al canale, attiva la campanella per restare aggiornato su tutti i nuovi contenuti futuri. Ho notato che un certo numero di persone sta vedendo i miei video e non si iscrive al canale. Iscriviti. Ad ogni modo, alla prossima!